E ritrovate a tutti ragazzi e ragazze sul canale di Ruboldo, siamo nuovamente qui con un video guida dedicato a Reign of Guilds. Oggi vedremo come aumentare una statistica molto importante, ma soprattutto un po' rognosa da portare su. Ebbene, questa statistica è l'endurance. Ci sono sostanzialmente due modi. Il primo modo è il modo più difficile. Sarebbe quello semplicemente di entrare in combattimento con un nemico e farsi colpire. Ogni colpo del nemico ci conferirà un punto, e per un punto intendo letteralmente passare da 2, come vedete, io adesso ho 2 punti su 1000, 1045. Quindi ogni colpo ricevuto farebbe aumentare questo numeretto di 1, quindi andrebbe a 3 di 1045. Quindi noi dovremmo letteralmente farci colpire più di 1000 volte per alzare un singolo livello, e questo vi assicuro che è davvero davvero devastante, molto difficile. Mentre il secondo modo che io vi consiglio è quello realmente più pratico, o meglio, noi abbiamo delle statistiche principali, che sono ad esempio la forza, la destrezza, la precisione e appunto l'endurance, e queste ovviamente salgono compiendo delle azioni, così come anche quelle delle magie. Quindi se abbiamo una magia che usiamo spesso o eventualmente un'arma che utilizziamo spesso, poi vi farò un video guida su tutte le varie armi e magie e quali utilizzare per far salire esattamente una statistica. Quindi ovviamente ragazzi vi invito a continuare a seguire il canale, lasciare un bel like, condividere il video, ma soprattutto di recuperarvi anche i video diciamo, nella sezione playlist del canale, perché ci sono tante video guida già uscite che magari vi siete persi su questo gioco. Bene, ragazzi, quindi cosa vi stavo dicendo? Sostanzialmente individuate una, diciamo, una caratteristica, una statistica che utilizzate spesso e che magari volete anche diminuire per investire dei punti invece su un'abilità che vi interessa, ricordandovi che purtroppo la colonna di destra che riguarda gli elementi non potrà essere utilizzata per il nostro scopo. Adesso vi spiegherò perché. Innanzitutto, una cosa fondamentale è andare a parlare con questo NPC, il Traveler. Lo troverete nella città principale, ma in ogni città anche del mainland che contiene appunto questo NPC. Troverete appunto questo oggetto qua, che è la tabula rasa XX. Questa tabula rasa vi servirà, diciamo, come oggetto da utilizzare, quindi con un doppio clic nell'inventario. Io adesso non l'ho comprata, però una volta, diciamo, attivata, vi aprirà questa schermata che è la Respecialization. Ovviamente da qui possiamo riassegnare i punti. Quindi cosa succede? Io ad esempio ho usato molto la mia balestra e quindi ho un'accuracy molto alta e ho problemi a far salire l'endurance. Come ho fatto a farla salire a livello 16? Semplicemente sono andato a togliere dei livelli di accuracy perché uso molto la balestra, quindi sale molto velocemente. Quindi ogni attacco di balestra sono circa 26 punti. Comunque sempre più di fare un punto per volta per attacco ricevuto, quindi molto più semplice rispetto all'endurance da far salire. Quindi io cosa faccio? Semplicemente vado a togliere quanti punti mi servono dalla statistica e li vado semplicemente ad inserire qua. Adesso li ritogliamo e li rimettiamo perché ovviamente io ho la mia build. Quindi ragazzi, questo video era molto semplice, però sono sicuro che a molti tornerà utile, soprattutto se siete alle prime armi, perché, ripeto, l'endurance attualmente è realmente la statistica più rognosa da far salire, ma in questo modo sarà molto semplice. Quindi, ragazzi, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanellina per non perdere i prossimi video in uscita, e noi ovviamente ci vediamo ad un prossimo video guida sul canale. Ciao!